indicato appunto Luis Suarez, come abbiamo detto, per 9 partite mondiali e 4 mesi per il resto delle competizioni con i club, per il morso a Chiellini. Esistono dei dubbi per il suo sì al Barça. Esistono dei dubbi del Football Club Barcellona se continuare l'interessamento per il suo acquisto. Questo titola Sport, giornale catalano. Io non credo che il Barça faccia una cosa di quella. Ti do una notizia. Perché è una bomba orologeria. Esattamente. Ti do una notizia. Secondo la COPE, che è una... come possiamo definire, Alberto, la COPE? La COPE è una società editrice che ha televisioni sul digitale spagnolo, radio e qualche giornale. Radio e anche inchieste. Sì, tu sai che però una parte delle sue azioni sono della Congregazione Episcopale Spagnola? No, non lo sapevo. Ecco, te lo dico io. Secondo la COPE, l'avvocato e procuratore di Luis Suarez arriverà questo venerdì l'avvocato dell'Uruguay, come abbiamo letto su Repubblica.it, questo venerdì farà ricorso per la sanzione, e secondo la COPE potrebbe viaggiare per Barcellona questo fine settimana. Secondo Sky Sport Italia dice che il giocatore, sia Sport Italia che Regno Unito, dice che il giocatore ha chiesto a Liverpool di essere ceduto. Questo dice la COPE, dice Sky Sport Italia e Sky Sport Regno Unito. Adesso sì, ma sempre sono notizie ufficiose. Certo. Sono congetture che inoltre i giornali devono vendere, i giornali così. Specialmente che... questo periodo. Beh, io spero vivamente che non venga acquistato dal Barça questo giocatore. Lo spero anch'io. Guarda, l'ultima cosa e chiudiamo con questo argomento e passiamo alla musica. Sul mondo deportivo c'è una bellissima fotografia, simpatica, di una ragazza argentina, Copacabana, che è sotto una pubblicità di Luis Suarez che apre la bocca e lei ci mette la spalla. È bellissimo. Se la volete vedere, andate su www.mondodeportivo.com e cercate. È bellissimo. Addirittura un'altra ragazza che invece si spaventa. Vabbè, tutti a farsi le foto, ovviamente, adesso. Col cannibale. Va bene. Allora, Alberto, che possiamo ascoltare? Vabbè, io le volevo dedicare una canzone a questo portiere colombiano, Mondragón. A Farid Mondragón, perché arrivare a quella età, a 43 anni, in quello stato e con quella mentalità, è perché una persona che, certo, che ovviamente ci tiene alle cose e fa le cose seriamente e con criterio, con armonia e con buona volontà. Perciò le volevo dedicare una canzone ovviamente della sua terra. Allora, il gruppo Nietzsche y Sin Sentimientos. Vai. Me deja en paz porque vuelve a meter.
decir con tu forma de ser diciéndome que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás. Porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca muerte me queda para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Il gruppo Nietzsche, il mitico gruppo Nietzsche, dedicato al grande portiere colombiano Farid Mondragón, Sin Sentimientos. Beh, fantastico, fantastico Mondragón. Allora Alberto, diamo un po' di notizie invece per ascoltarci, ricordiamolo, perché noi stiamo alla... Innanzitutto alla Festa dell'Unità di Roma, trasmettendo direttamente, esatto, in viale di Porta Ardeatina, Villa Osio, casa del Jazz, no? Esattamente. Perfetto. Allora, adesso continuiamo a sul nostro viaggio degli ottavi di finale. Una notizia, sì, del grande, non dico di altezza, no, perché di altezza è una pulga, però sì, è un grande come calciatore. Alex de la Iglesia presenterà il 2 luglio prossimo a Rio de Janeiro un documentale sulla pulga, su Leo Messi. Bellissimo. E Mascherano ha detto: che bello sarebbe essere 5 minuti come lui. Nel film grande, grande, grande.
E nel film che anche, c'è anche la collaborazione di Johan Cruyff, il flaco César Luis Menotti, Valdano, Piqué, Iniesta, Pinto e molti altri. Benissimo, noi lo vedremo subito appena esce. Sarà il 2 luglio. 2 di luglio, bene, bene, bene. Poi lo commenteremo anche a Football Mondiale o alla Peña Blaugrana. Allora, andiamo di nuovo sugli ottavi di finale. Domenica 29 giugno da Fortaleza alle ore 18 europea, Olanda-Messico. Invece domenica 29 sempre alle 22, ma questa volta, se riusciamo a vederlo qua in casino, vediamo un po'. Nada, eccolo, vabbè, niente, non ci appare la città. Costa Rica, Grecia alle ore 22, Alberto. Ah, questo già è, sarebbero sì, lì alle 5 del pomeriggio. Ecco, Costa Rica, Grecia. Quindi qui c'è domenica, c'è lo scontro, no? Domenica che è, abbiamo detto 29. 29, sì, perché lunedì prossimo finisce giugno. Così che questa presentazione del film, di questo da Porta Alegre, Porta Alegre, del film documentale di Leo, sì, Messi, sarà il mercoledì prossimo. Oh, ecco, mercoledì prossimo, quindi domenica 2 giugno Costa Rica Grecia. Due, quindi si scontrano europei con latinoamericani e vedremo chi passerà. Ovviamente favorita l'Olanda, Costa Rica Grecia, diciamo che è favorita Costa Rica, però insomma la Grecia, attenzione, perché sì, sì, la Grecia, col suo calcio, la Grecia non dice niente mai, però esattamente. E lunedì 30 giugno invece alle 18 da Brasilia c'è Francia-Nigeria, bella partita, bella partita anche questa. E da Porto Alegre alle 22 invece c'è Germania-Algeria, sì, è un'altra bella partita perché gli algerini sono forti, i tedeschi, vabbè, non è che dobbiamo parlare, però, della insomma, fortezza della Germania. Credo che la Germania ha tutti i favori del, sì, pronostico, sì, evidentemente, perciò. Quindi qui due europee, però, contro due africane, io le uniche due africane. Dicevo nel senso di che sarà una bella partita, no? Certo, certo. Ovviamente la Germania è più forte. Dicevamo, lunedì non ci sono latinoamericane che giocano, ci sono le due europee contro le uniche due rimasti africane. Ecco, quindi capiremo se il continente africano continuerà a essere poi rappresentato. Il pronostico è tutto a favore A della Francia con la Nigeria, B della Germania contro l'Algeria. Esattamente, ovviamente. Quella è la logica del calcio, ma sappiamo poi che il calcio non ha logica. Esattamente. Martedì 1 luglio alle 18 da San Paolo do Brasil, Argentina Svizzera. Ammazza. Argentina Svizzera. Ecco, Argentina. Così che a San Paolo. Esattamente. E alle 22 da Salvador de Bahia, Belgio Stati Uniti. Quindi un'europea con una sudamericana e un'europea con una nordamericana. Sì. E qui finiscono gli ottavi di finale e qui Alberto si capirà poi chi saranno. Queste sono le migliori 16 del mondo, capiremo poi chi sono le 8 migliori 8. Il Brasile è favorito sul Cile, la Colombia è favorita sull'Uruguay, l'Olanda sul Messico, Costa Rica su Grecia, Francia su Nigeria, Germania su Algeria, Argentina su Svizzera e Belgio su Stati Uniti. Poi vedremo invece il campo che cosa ci dirà e quale sarà realmente il valore poi di queste squadre. All'Argentina le capita bene perché la partita scorsa le è capitata a Porto Alegre, vuol dire vicino, più vicino a